Con la regista Costanza Quatriglio per presentare l'uscita in home video del suo esordio registico restaurato in 4K da Cinecittà, L'Isola, giovedì 14 dicembre 2023. Ben trovata! Grazie, grazie, bentrovati. Questa Raccontaci un po' di quest'operazione. è un'operazione molto felice e io sono chiaramente molto, molto emozionata di questo restauro. Nasce perché a 20 anni dall'uscita al Festival di Cannes nel 2003 di questo mio esordio, Alice nelle città, quindi Gianluca Giannelli e Fabio Bettini pensano di festeggiare anche 20 anni di Alice, che avevano appunto aperto con l'isola, con questo restauro. E Cinecittà decide di restaurare il film. Copia in 35 mm, un film girato in 16 mm con delle parti subacquee in 35, ritrova uno splendore in 4K con la magia del restauro. E io mi sono molto divertita a seguire le fasi del restauro dentro i laboratori di Cinecittà e devo dire che è stato molto, molto, molto bello. Quindi insomma sono contenta che con Mustang Entertainment esca in un video. Tra l'altro, in questo video ci sono anche dei contenuti speciali: c'è cioè un making of che è tutto il lavoro con i bambini pescatori, che era stato a Venezia lo stesso anno di Cannes. Quindi insomma c'è un po' di ricordi belli. Raccontiamolo per chi ci ascolta e non lo conoscesse, cos'è questo lavoro? Questo è il mio primo film che ho girato appunto nel 2002 nell'isoletta di Favignana, l'isola dell'Egro di Siciliane. È una storia di formazione, è una favola, ha un tono di favola con dei bambini dell'isola. C'è Ri De Luca che interpreta un ruolo di meccanico, i protagonisti sono piccolini, poi ci sono i pescatori, le persone dell'isola, l'unico attore professionista è Marcello Mazzarella ed è una storia di formazione. All'epoca appunto ha esordito la quinzenna del Festival di Cannes, ha girato il mondo, è uscito in tantissimi paesi, in Francia. E però in Italia, come sempre, questo tipo di film, figurati, non l'ha visto praticamente nessuno, secondo me. Era uscito subito dopo Cannes a fine maggio, ma a fine maggio che ci andava al cinema nel 2003. Per cui questo restauro lo considero veramente un atto bello di restituzione. Com'era nato come progetto di film? Era nato come spesso nascono gli esordi, quando sei molto giovane che cominci a fare cinema, parti da quello che conosci molto bene, no? Dai tuoi sentimenti più personali. E in questo caso l'isola di Favignana era proprio l'isola del mio cuore, perché era l'isola delle mie estati, io passavo lì l'estate con la mia mamma, c'era questa grande casa che era la casa dove era nato il nonno. Quindi insomma c'è molta radice, molto amore per quel posto, per il mare soprattutto, perché è un film che veramente connette tantissimo l'esperienza del crescere in mezzo alla natura. Hai detto del clima quasi favolistico, come lo hai articolato questo film? È un film di finzione a tutti gli aspetti, per cui c'è una sceneggiatura e i bambini li ho preparati giocando al cinema in qualche modo, per cui quando abbiamo fatto le riprese i bambini erano molto dentro questo gioco, il gioco che era la storia del film, per cui la favola era proprio il modo in cui i bambini sono molto seri di fronte al gioco, no? E quindi hanno interpretato questi ruoli veramente dando il massimo anche della loro indole, così come spesso accade con gli attori non professionisti, anche gli adulti, no? C'è il ruolo della nonna che è un ruolo fondamentale, di una signora che ha veramente dato tutto se stessa per questo ruolo. L'ho articolato mescolando in realtà finzione, come è sempre piaciuto a me, cioè quindi attori o comunque interpreti che si innestano dentro contesti di realtà, pensiamo, che ne so, alla pesca del tonno, la mattanza, cosa che ha permesso, che ne so, ai Cagliari di parlare del mio film, di parlare di Stromboli, di Rossellini, mi viene da ridere, ma è così, sai, cose pazzesche che mi hanno detto di questo film. Oppure al contrario, viceversa, elementi di realtà che si innestano per un copione, va a servizio di un copione, come poi avviene in tanto cinema che mescola realtà e finzione. Com'è stato lavorare con protagonisti piccoli? All'epoca era una cosa che facevo sempre perché in quel periodo io avevo fatto documentari con bambini e adolescenti, per cui era proprio il pallino mio. E non ti nascondo che questo restauro dell'isola mi ha fatto veramente tornare la voglia di giocare, stavo dicendo, vedi, di fare di nuovo dei film con i bambini, con i ragazzi, perché danno tantissima vitalità e ti regalano veramente tanto, anche di scoperte di te stesso, perché la loro disarmante sincerità ti pone proprio nella non menzogna, cioè non puoi mentire, è bellissimo.
Ci sono dei riferimenti web, un sito internet o pagine social per saperne di più? Per quanto riguarda l'home video, penso quella della mostra in entertainment, l'isola restaurata in 4K sta a Cinecittà, quindi chiunque lo voglia proiettare può chiedere a Cinecittà di proiettare la copia. L'uscita in home video dell'esordio registico restaurato in 4K da Cinecittà, l'isola, giovedì 14 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Costanza Quatriglio. A presto! A presto, grazie.